Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Anche oggi video infrasettimanale, quindi qualcosettina di leggero, una roba un po' tipo più un vlog, una cosettina un pochettino più informale. E anche oggi ovviamente apriamo i pacchi. Apriamo gli ultimi pacchi che sono arrivati del Prime Day e qualche altra cosettina. Dai, andiamo a aprirli dopo la sigla. Eccoci qui, allora cominciamo subito con i pacchi, tutti i pacchi che arrivano come vedete da Amazon, Prime Day e via discorrendo. Allora partiamo da questo aggeggino che ho preso perché mi serviva, però volevo farvelo vedere, una cosettina molto carina, è un pendrive che ha però una funzione molto carina, magari l'avete già visto, niente di che. È un pendrive che, come potete vedere, ha da una parte l'attacco USB normale e dall'altra parte ha l'attacco Lightning. Infatti mi serviva perché devo passare delle foto, insomma un collage di foto che ho fatto per dei nostri amici, e allora ho detto va bene, glieli metto su una chiavettina, magari gliela incarto, faccio una cosettina carina. Poi ho pensato che loro hanno tutti e due un iPhone e a casa in realtà non hanno un vero e proprio PC, sì, ce l'hanno in ufficio, però a casa hanno soltanto degli iPad. Per cui ho detto, cavolo, forse se riuscissi ad avere una chiavettina come questa qui sarebbe tutto più semplice, perché chiaramente io la carico con i file che ho bisogno e loro possono attaccare direttamente all'iPad o all'iPhone, per cui è molto più immediato la cosa. Per cui, insomma, se anche voi siete possessori di iPad o iPhone, vi dicendo, fateci un pensierino. È una pendrive che costa poco più rispetto alle altre, la potete caricare dal PC normalmente e la utilizzate da iPhone e iPad tramite la porta Lightning. E via. Passiamo a altro paccone, in realtà sono due pacconi. In uno, che è quello che lascio per ultimo, ci sono delle cose che in realtà avete già visto durante l'unboxing del Prime Day, non erano ancora arrivate, sono arrivate nel frattempo, però volevo aprirlo perché c'è dentro un paio di oggettini molto interessanti e volevo farveli vedere un attimo in anteprima, scartarli insieme. Intanto apro questo che ho ordinato già dopo il Prime Day, ma fa sempre riferimento ad alcune cosettine che avete visto in quel video, per cui ecco, volevo farvelo vedere così poi capite di cosa sto parlando. Allora, questo è un pacco da 4 di lampadine smart della Tekin, come potete vedere. Perché ho preso delle altre lampadine? Perché sto completando un attimino il mio setup della casa smart, da farvi vedere poi in un video dedicato con chiaramente, ok, l'avete capito, Amazon Alexa, i miei Echo Dot che ho acquistato. E ho preso questo pacco da 4 perché il pacco da 4 viene 49,90, per cui capite che sono all'incirca 12,50 lampadine, che è un prezzo molto basso. Oltretutto ho preso il pacco da 4 perché mi mancavano alcune lampadine. Ho preso queste della Tekin che non ho mai provato, ma me ne hanno parlato tutti benissimo, per cui ho fatto che prendere il paccone, perché diciamo che da queste non mi aspetto sorprese, so già che vanno bene. Per cui anche voi, se state cercando delle lampadine smart e ve ne servono un pochettine, io vi lascio il link a questo box da 4 della Tekin, ma la Tekin fa anche le confezioni da 2, quindi diciamo risparmiate qualche soldino. Vanno benissimo e dai, ve le faccio vedere presto nel video che sto preparando. E alla fine arriviamo, eccolo qua, il pacco che contiene i due oggetti che non avevo potuto farvi vedere nel video del Prime Day. Tra l'altro, il video, se non l'avete ancora visto, ha fatto un sacco di visualizzazioni, ma io, se non l'avete ancora visto, ve lo linko qui sotto. Di tutti questi prodotti, come al solito, vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete acquistarli su Amazon, quindi garanzia acquirente Amazon, 30 giorni per restituirli, Prime, ok, tutto quanto il solito discorso.
e mentre ci sono, così poi andiamo avanti con il video, vi raccomando anche di seguirmi sul mio profilo Instagram, perché vi vedete tutte le anteprime degli oggetti che mi arrivano, che provo, e dei progettini in corso, per cui dai, lì potete, possiamo tenerci in contatto direttamente. Il mio account Instagram lo vedete qui in sovraimpressione, @FulvioFish. Benissimo, ora ultimi due prodottini del Prime Day. Questa è una lampada da tavolo della Philips, è una lampada dimmerabile, ha la possibilità di riprodurre 16 milioni di colori, non ha di per sé nessuna funzione smart interfacciabile con Alexa, vi dicendo, ma è un prodotto molto valido, ho visto un sacco di recensioni, mi interessava e penso che lo vedete presto nei prossimi video, perché diciamo che lo utilizzerò per migliorare un po' l'aspetto video, per fare qualche foto un pochettino più bella, perché appunto il suo scopo è da fare una luce d'ambiente dimmerabile di vari colori, con cui potete personalizzare un attimino i vostri ambienti, i vostri anche set fotografici o vi dicendo. Diciamo che se volete diventare degli Instagrammer professionisti, questo vi dà una grossa mano. Comunque ve la apro un attimino e poi arriviamo al pezzo forte di questo unboxing. Come potete vedere, lei è una lampada di questa forma un pochettino carina, un pochettino particolare, arriva già con il suo alimentatore insieme, il filo è fisso, quindi valutate bene un attimino voi dove mettere, il filo è abbastanza lungo ma non è estensibile, e niente, voi la collegate e poi potete cambiare l'illuminazione, bellissima. E ora arriviamo a lui, l'ultimo oggetto. Come potete vedere già dalla scatola, è un oggetto che oltre a essere molto interessante, molto smart, è ultra di design. Infatti questo smartwatch ha vinto il premio di design l'anno scorso come Good Design Award, scusate, nel 2016 ha vinto il premio di design come smartwatch. E lui cos'è? L'avete visto? È il TicWatch e Shadow. Anche di questo vi lascio il link qui sotto, adesso lo aprirò perché voglio farvelo vedere. Eccolo qui, bellissimo, è veramente molto bello. Io adesso lo andrò ad accendere, configurare, e sono molto ansioso di portarvi poi le mie prime impressioni su un video sicuramente dedicato che farò, perché era un po' che lo cercavo, ho approfittato del Prime Day perché aveva un prezzo molto interessante, ma so già che questo prodottino non mi deluderà. Comunque le mie prime impressioni e la scheda completa le trovate sicuramente, le prime impressioni sul mio profilo Instagram, per cui vi invito a seguirlo, e la recensione completa in un video dedicato sicuramente. Con questo è tutto, io vado a provare tutti questi prodottini, vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un bel like e iscrivervi al canale, chiaramente a voi non costa niente, per me è un grande aiuto, e dai, scrivetemi nei commenti se anche voi avete acquistato gli oggettini del Prime Day, se questi oggetti vi interessano, e se i video che ho in programma, quello di Amazon Alexa e questo, vi interessano, così vediamo un attimino cosa fare prima. Con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo dai prossimamente sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao da Fulvio.